Andreo, il segretario dell'Associazione degli Amici della Castagna, un'associazione nata allo scopo di promuovere e valorizzare il prodotto, quindi la castagna. Sono qui in un campo di castagne dove siamo insieme a dei bambini che fanno proprio la raccolta della castagna. Questa iniziativa è nata quando è nata l'associazione proprio per far conoscere il valore della pianta, quindi il castagno, e anche del frutto, quindi la castagna, e far vedere effettivamente come si effettua la castagna, quindi la raccolta del prodotto, e valorizzare quindi questo prodotto e far vedere effettivamente il campo come un campo di castagneto che molti bambini non sanno, e quindi è un'iniziativa che noi lo facciamo. Sì, cioè, quindi il bambino che viene qui non è che paga l'iscrizione, il bambino addirittura viene fornito anche di un berrettino che offre l'associazione, un sacchettino, i guanti e una medaglia, un medaglino di ricordo. Ogni anno abbiamo un bel afflusso di bambini, quasi tutti esclusivamente dalla Puglia, anche dai paesi vicini, e veramente con entusiasmo vengono, si vede veramente una grande armonia dei bambini e anche dei genitori che accompagnano questi bambini. È un'iniziativa veramente favolosa perché i ragazzi, quando finiscono di fare la raccolta, escono da questi campi veramente felici, contenti di aver effettuato questa raccolta con le proprie mani e messe le castagne nei sacchettini. Allora, professor Armenti, una iniziativa, l'ennesima, perché Sì. ormai c'è una tradizione a Trecchina significativa, che mette al centro la castagna. Sì, questa è la 14ª sagra della castagna a Trecchina. Ormai è diventato un appuntamento ineludibile non solo per i trecchinesi che l'hanno pensata, intuita, con finalità soprattutto ludiche, ma che poi diventano sociali e diciamo di grande importanza e di grande richiamo per le regioni limitrofe, ma diventa una giornata speciale, di gioia, soprattutto per la grande partecipazione da parte dei bambini prima e naturalmente i bambini accompagnati dai genitori che vivono dopo il tran tram di lavoro degli altri giorni, vivono in piena libertà, en plein air, come si dice, si è solito dire. Questo cielo così terso, azzurro, un azzurro morbido, molto bello, che si intravede tra i castagni e poi ci sono i tre colli, le Trecchine con la cima del santuario, bellissimo da visitare, da consigliare ai turisti perché è stato addirittura ristrutturato con il contributo dei cittadini e anche delle istituzioni provinciali e regionali. Professore, lei è testimone dell'evoluzione di questo prodotto del sottobosco, da appunto prodotto che era utilizzato per mangiare, soprattutto in questo periodo, Certo, è certo. diventato invece qualcosa in più, insomma. Allora io dirò una cosa che penso qualcuno ricorderà, qualcuno che ha i capelli bianchi come i miei, si faceva in tempo di guerra il pane con la farina di castagna. Ecco perché i trecchinesi e anche Dalauria, Rivello ricordano questo frutto come qualcosa che non si può dimenticare perché fa parte un po' di quei giorni che magari erano meno fortunati economicamente di questo, però che ce lo portiamo dentro come un sapore antico, un sapore che allora soddisfava la fame quotidiana. Oggi diventa una leccornia per la tavola e diventa il
il materiale, possiamo dire, per i dolcini, per il liquore, per le tante cose belle che si possono fare. E dobbiamo ricordare una cosa sola. Non so precisamente, 6 o 7 anni fa si tenne un convegno sulla castagna, con la partecipazione di eminenti studiosi dell'Università di Basilicata, delle università vicine, e si studiò la castagna di Trecchina. E gli eminenti professori dettero dei consigli molto utili ai proprietari di castagna, perché c'era questo frutto così prezioso che stava, non dico andando a male, ma presentava qualche anomalia, qualcosa. E quindi i produttori di questo frutto intervennero, e certamente oggi abbiamo un frutto più sicuro e anche una produzione migliorata. Nel frattempo, professore, Trecchina ha sposato la causa della castagna ed è diventata un po' la capitale territoriale di questo frutto. Alberi ce ne sono un po' da tutte le parti, però davvero Trecchina ha una sua originalità. Sì, l'originalità sta proprio in questo, che i cittadini sentono, avvertono anche con un certo senso di orgoglio, questa loro simbiosi con la castagna. Potremmo dire anche che per certi versi il sapore della castagna somiglia un po' al carattere aperto, molto leale, amichevole, e anche di il senso di accoglienza che i trecchinesi hanno. E ciò che cosa fa? È anche un volano per il turismo, e questa è una risorsa che veramente ci rende anche così sicuri, più sicuri davanti in tutto il territorio. È una cosa molto molto bella, che sentiamo con grande un senso proprio di appartenenza alla castagna, quasi che Trecchina sbocci da questi ricci spinosi, perché come si fa a negare qualche asprezza anche nel carattere della nostra gente? Ma quegli spini, quei ricci si aprono all'accoglienza di questo frutto, che sembra un cuore, ecco, un cuore saporoso, il cuore dei trecchinesi. Che tra l'altro, professore, in conclusione ha la sua sintesi più alta nella pasticceria trecchinese. Ma certo, questa è un po' la pasticceria trecchinese, poi è la sintesi di tutto un discorso che bisogna fare, da ricordare da zia Nina, famosa per i suoi castagnacci e per naturalmente i bocconotti. Adesso sono stati utilizzati le castagne per fare i bocconotti alla castagna, per fare le frittelle ripiene di castagne, i calzoncini, i cosiddetti calzoncini. È una meraviglia, una leccornia sia per chi viene da fuori, ma non disdegnano neppure i trecchinesi di avere sulle loro mense, sulle loro tavole, queste cose che le mani sapienti delle donne del nostro territorio, della nostra terra, preparano naturalmente con l'amore verso i nipoti, i figli che vengono poi da lontano, che stanno all'estero o che stanno al nord, questo nord così lontano che ci porta via un po' i figli della nostra terra.
però il ritorno è sempre la cosa più bella, ritornare a mangiare le castagne e a scovarli nei ricci con un bastoncino, ecco come stanno facendo in questo momento i bambini, a riempire queste buste e sono lì con i loro cappellini, sono tutti sguinzagliati sotto nel e questa giornata che è uno scenario stupendo che si apre e che ci apre il cuore, ci apre e ci apre la mente a pensieri sempre migliori, più ottimisti per un futuro. Vabbè, c'è qualcosa, allora ci vediamo.